Un finanziamento di ben 640.000 euro al settore ambiente del Comune dell'Aquila da parte del Ministero della Transizione Ecologica, nell'ambito di iniziative da mettere in campo per la lotta ai cambiamenti climatici. Fondi importanti per la città, che serviranno per varie iniziative, tra cui forestazione urbana, piazze d'acqua. Ad annunciarli l'assessore all'ambiente Fabrizio Taranta, che ha incontrato molte associazioni cittadine attive in tema di ambiente. L'obiettivo del settore ora è un piano strategico e a tal proposito c'è stato un recente accordo con l'Università dell'Aquila per redigerlo. Ringrazio Euparchetto con noi per aver organizzato questo evento che ci ha dato la possibilità di discutere sulle questioni ambientali, di mantenere alta l'attenzione su questi temi. Insieme a Euparchetto con noi c'erano molte altre associazioni come Mamme per l'Aquila, l'Aquila Young, le Api nel Cuore, associazioni attive nel territorio che danno un contributo fondamentale per tutte le attività che insieme al settore ambiente, insieme ad ASM, sono state messe in campo in questi anni su molti temi ambientali, ma soprattutto nella lotta contro i cambiamenti climatici. È proprio nella lotta contro i cambiamenti climatici che abbiamo ricevuto un finanziamento di circa 640.000 euro da parte del Ministero della Transizione Ecologica, che ci permetterà di mettere in campo dei progetti concreti come forestazione urbana, rain garden, piazze d'acqua, ma anche di mettere insieme quello che è un piano strategico per la lotta ai cambiamenti climatici. Proprio oggi abbiamo deliberato l'accordo con l'università per realizzare questo piano strategico. L'incontro con le associazioni è stato molto importante, questo perché sono essenziali per una collaborazione in un settore vasto nel quale il Comune non potrebbe mai fare tutto da sé. Ci sono stati già dei piccoli interventi, come l'OSI per gli impollinatori, altri per le api, altri ce ne saranno ancora, tanti gesti messi insieme per migliorare la situazione. L'Aquila sta andando bene, è la terza città in Italia per aree verdi. Per ribadire quello che è il nostro impegno per il rispetto dell'ambiente come associazione, ma anche ancora di più consolidare questa rete tra le varie associazioni del territorio e anche tra le associazioni e gli enti del territorio che ci sono sempre vicini nelle nostre iniziative in favore dell'ambiente. In questi 4 anni la nostra associazione ha organizzato 24 giornate ecologiche, incontri laboratoriali, tavole rotonde, incontri nelle scuole. Davvero tanto, e oggi appunto ha pensato che fosse importante portare un convegno qui all'Aquila insieme a tantissime realtà che hanno aderito e che ringraziamo.